Il prossimo 5-6 di novembre si rinnova l'appuntamento con la Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese. È sempre un'occasione grande, buona, per far conoscere un'eccellenza del nostro territorio, che è rappresentata appunto da questa razza, dalla carne che viene prodotta da questi animali. E mi auguro anche che sia il momento giusto, l'occasione giusta per far vedere i nostri capi, questa nostra eccellenza, ma anche per promuoverla al di là di quelli che sono gli ambiti territoriali consueti, perché è una razza che rischia, con le difficoltà che vivono gli allevatori in questo momento, di andare, non voglio esagerare, dire sparire, ma comunque a ridursi molto. E quindi c'è proprio un'esigenza forte, fortissima, di fare in modo che questa razza sia più conosciuta. Sì, è una manifestazione importante, una manifestazione di carattere nazionale. È conosciuto il carattere nazionale dal Ministero dell'Agricoltura e della Mostra della Razza Piemontese. Pratica vengono presentati i migliori soggetti della razza. È una manifestazione che da un lato è destinata agli allevatori, che possono confrontare tra di loro i risultati raggiunti con la selezione, ma anche un momento di promozione della nostra produzione. La nostra produzione è la carne di bovini di razza piemontese certificata. È un prodotto di grandissima qualità, un prodotto richiesto dal pubblico, un prodotto che purtroppo in questi ultimi mesi, a causa dei costi di produzione, sta soffrendo un pochettino. Gli allevatori faticano a produrre con i costi che hanno degli alimenti, del fieno, dell'energia, ed è veramente un grosso problema. Quello che c'è da augurarsi è che questa situazione termini al più presto, perché le nostre aziende sono di conduzione familiare e effettivamente ad andare avanti fanno fatica. Ecco, dopo 2 anni di forzatura, di stop dovute alle cause note, finalmente si riesce di nuovo a riproporre questa importante manifestazione della razza piemontese. È un'eccellenza del nostro territorio e noi allevatori siamo molto orgogliosi di questa fiera. Finalmente stiamo raccogliendo i frutti rispetto a un lavoro che è stato portato avanti negli anni. Intanto merito a chi ha lavorato nelle stalle, a chi ha contribuito a crescere la qualità del prodotto che oggi viene riconosciuto a livello internazionale, e compito nostro è quello di andarlo a promozionare in un momento difficilissimo per i nostri allevatori. Siamo ovviamente vicini a loro in questo momento rispetto a tutto quello che è il caro prezzi che ha investito non soltanto le nostre famiglie, non soltanto l'amministrazione, le aziende, ma anche loro tipo d'aziende. E lo dico all'indomani di una visita che è stata importantissima, forse avete visto, dove addirittura la Slow Food Corea ha voluto omaggiarci una loro visita, e hanno visitato delle stalle dove si alleva la razza di Piemontese. Dunque è un interesse che va decisamente al di fuori dei nostri confini. Dunque la strada che stiamo perseguendo è quella giusta e dobbiamo andare avanti in questa direzione. La Tele di Piemontese ospita la conferenza stampa di presentazione della 42esima mostra dei bovini di razza piemontese. Ancora una volta il territorio della provincia di Cuneo esplicita la sua vocazione agricola e di allevamento e la unisce al turismo. Noi siamo reduci da una mini tournée di presentazione proprio dei prodotti tipici del nostro territorio in alcune città italiane e devo dire che specialmente questa carne sta riscuotendo tantissimo successo. Chi non la conosce inizia ad apprezzarla, chi già la conosceva è contento di incontrarla. Si apre una stagione, in effetti è già aperta, di grandi eventi gastronomici sul nostro territorio, occasione sicuramente per assaggiare ancora una volta un prodotto di eccellenza che tutto il mondo ci invidia. Sì, assolutamente, la Mostra Nazionale Bovini Razza Piemontesi al MIAC è una tradizione da tanti anni e capita in un momento particolare dove il bovino di razza piemontese sta soffrendo le difficoltà che sono partite ad inizio anno con la siccità, per prolungarsi adesso con il caro materie prime. Abbiamo il fieno, il mais, la soia con dei prezzi alle stelle, e è difficile per gli allevatori riuscire a chiudere il cerchio
economico, perché i costi purtroppo a volte possono anche superare i ricavi. Stiamo facendo di tutto anche come Regione Piemonte con la nuova programmazione del piano di sviluppo rurale per fare in modo di venire incontro agli allevatori e agli agricoltori, in special modo quelli di razza bovina piemontese.